permessa invece. Pare che le sue gambe sono talmente belle, ed è vero, che distraggono. Ecco perché molti dicono tu canti con le gambe, perché la gente invece di guardarti in faccia mentre canti guardano le tue gambe. Allora cercherò di cantare vestita e di ballare. No, non è vero, perché hanno già provveduto a questo fatto. Ti ricordi che la maggioranza delle volte quando canti ti prendono da qua in su. Peccato, non fanno vedere le gambe. Anzi, certo, adesso noi vedremo una canzone tua dove mi pare che ci sono molte inquadrature dove per l'appunto evitano di far vedere le tue gambe su tua richiesta. Ed è da Canzonissima 74, l'ultima canzonissima che tu hai fatto. Ti ricordi la famosa canzone Rumore? Sì. Che poi non andò in onda perché mi pare c'era stato lo sciopero. Aia, ma allora lì ci sono le gambe. Ci sono le gambe qua? Sì. Vabbè, allora canterai con le gambe. Comunque io ti preferisco con le gambe. Allora, amici ascoltatori, da Canzonissima 74, una canzone che non andò in onda perché ci fu lo sciopero. Ti ricordi, Ciri, anche c'ero tu con me, sì. A soffrire. C'ero. Me lo ricordavo male, però certo che sai, mi stanco io a guardarmi ogni tanto. Alla fine, quando tutta hai sta fatica, eppure quando sono, vitale, no? sono quando lì quando lo faccio e non è possibile, è più stato di trans. E tu hai, senti Raffaella, a proposito di duetti di canzoni, dunque lui ha fatto molto successo con il suo libro, sì. Però mi pare che anche tu hai battuto dei record l'anno scorso, e anzi a questo proposito ti volevo fare una domanda. L'anno scorso tu hai girato l'Italia con una tua compagnia, hai fatto il Raffa Show, mi pare, no? Sì, per tutta sì, l'Italia, più o meno, sì. No, non è una più o meno. No, non si chiamava Raffa Show, Raffaella Carrà Show, si chiama Raffaella, molto più semplicemente. Ma si qualche volta è stato scritto così per errore. Hai fatto un centinaio di spettacoli addirittura, questa è veramente una stacanovista, veramente. No, è che sai, è talmente faticoso fare uno show, che non è una cosa teatrale, uno show è diciamo una serata più complessa. Che ci vuole, non so, un mese di prove, ci vuole Landi che fa le coreografie, Colbucci fa i costumi, oppure, non so, Zikowski fa la scenografia. Quindi ci vuole talmente tanta preparazione, che è tanto costosa tra le altre cose, che la devi dividere nel tempo e quindi fare molti spettacoli per poter far sì che l'impresario, poveretto, ci rientri anche in questa operazione. Ma ci è rientrato e come? Perché pensate, hanno fatto un centinaio di spettacoli e l'incasso alla fine della stagione è stato di oltre 1 miliardo. È stata una sempre cosa incredibile. Sempre non mio, nella diciamo, storia sia ben chiaro, spettacolo. Come certo, miliardi ma no, di ma perché voi, niente, voi lo fate per divertimento, è logico. No, no, noi lo facciamo anche soltanto per che apprezzo, è stato ma... un record, è stata una cosa veramente importante. Allora io ti volevo chiedere, anche quest'anno ripeterai questa esperienza? Sì, e ti dirò di più, ancora più ambiziosa sul piano di realizzazione, perché ho questa volta delle scenografie. Ogni ballerino ha 16 costumi, per dirti una cosa, quindi insomma è una cosa abbastanza grande.
Sempre sul piano dello show che vada ogni sera in un locale, però intendiamoci, non è che si possono aspettare degli impianti fissi grandissimi, perché bisognerebbe essere fermi in un teatro, ovviamente, no? Dunque, senti, tu hai una tua canzone che hai inciso di recente, sarà la tua canzone dell'estate, ma hanno detto che è una canzone forte. Sì, dal titolo perlomeno. Ah, ecco, dal titolo anche. Forte, forte, forte. Sì, esatto, dal titolo allo show e all'LP a tutto quanto. Quindi questa sarà la canzone che tu canterai durante tutta l'estate. Yes. Quindi noi speriamo di lanciarla qui a Ieri e Oggi, di portarti fortuna. Ti ringrazio molto. Così quest'anno raddoppieranno gli incassi rispetto all'anno scorso. Allora Paolo, noi stiamo qui e ascoltiamo questa nuova canzone interpretata da Raffaella Carrà. Forte, forte, forte. Giuro che nessuno può capire com'è.